ha ispirato Il Nero, personaggio di romanzo criminale. Buzzi sarebbe invece l'organizzatore dell'associazione. Secondo i PM gestisce le attività economiche dell'associazione criminale nel settore dei rifiuti, dell'accoglienza degli immigrati, della manutenzione del verde pubblico e dei campi Rom. Tutto ciò grazie alla sua rete di cooperative, prima su tutte la cooperativa 29 giugno, e grazie ad un sistema di mazzette con cui sarebbe riuscito ad aggiudicarsi le gare pubbliche. Quella che segue è un'intercettazione che è la migliore descrizione dell'associazione, del suo funzionamento e del suo ruolo di cerniera tra il mondo dell'illegalità e quello della apparente legalità. Carminati, interpretato da Claudio Santamaria, illustra la teoria del mondo di sopra e del mondo di sotto. Abruzza, ovvero il suo braccio destro di Carminati, che sarà interpretato da Claudio Gioè. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo in mezzo. E allora vuol dire che ci sta un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dici, cazzo, com'è possibile che quello... Com'è possibile, che ne so, che un domani io posso stare a cena con Berlusconi? E certo, proprio cazzo, così. È possibile, hai capito come idea? È quella che il mondo di mezzo... È quello invece dove tutto si incontra, cioè, hai capito? Allora le persone di un certo tipo, di qualunque cosa, si incontrano tutti là. Di qualunque, certo. Bravo, si incontrano tutti là, no? Tu stai lì, ma non per una questione di cielo, per una questione di merito, no? Allora nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo, c'è interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno. E certo. Questa è la cosa. E tutto si mischia. E così è. Chi sta nel sotto. Siamo tutti uguali sotto. No? È così. Hai capito? E la gente. Sono cose che la gente non sa. Non capisce, capito? L'intercettazione che segue è sempre tra Carminati e il suo braccio destro Bruggia. Ci fa capire come operava l'associazione mafiosa per far affiliare imprese economiche ed imprenditori collusi al sodalizio criminale. Mafia Capitale offre protezione, ma soprattutto vuole entrare in affari per fare più soldi possibile. Qual è il discorso? Che noi dobbiamo intervenire prima. Tu vuoi stare tranquillo? Tu lo devi mettere seduto e gli devi dire, tu vuoi stare tranquillo? Allora mettiamoci a fermare il gioco, perché dopo ci mettiamo d'accordo con quelli che ti rompono. Perché qui a noi ci chiamano sempre dopo, compa. Io mi sono imparato. Gli devi dire, senti, ma che stai a fare? Ma che stai facendo qualcosa? No, perché io ho sentito voci che qualcuno vanno a rubare. Tu dagli 4 soldi. Bella, io la faccio così. È pieno di licenze per costruire e nessuno le vuole fare. Noi lo sai perché andiamo bene? Perché noi facciamo il movimento a terra. A me non me ne frega un cazzo, tu mi paghi il servizio. Io vedi, se a me mi dicessero se potrebbe partecipare alla costruzione, no, non mi interessa proprio. Ma che ti è venuto addosso qualcuno, dei ragazzi calabresi ti sono venuti addosso, sono venuti a parlare con te? Poi mi informo e poi ti faccio sapere e te famo un lavoro. Noi dobbiamo andare dritto per le cose. Cioè questi devono essere i nostri esecutori. Devono lavorare per noi. Non si può più fare come una volta. Eh no, certo. Beh, a lui gli conviene, c'è qualche soldo. Allora gli dici, senti, allora tu fai quei discorsi qua. Oh, senti un po', a me mi dicono che a te fanno, c'è un sacco di problemi, ma scusa, mettigli vicino qualche bravo ragazzo, lo fai guadagnare e si guadagna. Ma noi se mettiamo vicino a te, così non si vedrà più nessuno.
però non te pensare. Deve essere un rapporto paritario. Gli devi dire, non ti pensare che tu, ecco, a me mi puoi anche, mi puoi anche dire che mi dai 1 milione di euro per guardarmi tutte ste merde. Non mi interessa. Già che faccio una cortesia, è normale che dall'amicizia deve nascere un discorso che facciamo a fare insieme.